Eccoci qui. Buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Allora, ciao a tutti ragazzi. Come va? Ecco i primi che arrivano. Buonasera a tutti. Allora, come siamo? Mi sentite? Ciao, ciao, ciao Marco, ciao Cristian. Allora, iniziate a dirmi se mi sentite bene perché sono senza microfono, quindi in caso non mi sentite bene metto gli AirPods. Ok? Facciamo un po' come quelli un po' di tendenza, no? Quei marketers, quelli Quindi vedete un po' se si sente bene, se no faccio, mi adeguo ai marketers, quelli trendy, e metto gli AirPods, ok? Ciao, ciao Juan. Buonasera. Mi sentite ragazzi? Mi sentite bene? Ok? Ciao, ciao. Ciao ragazzi, come va? Ciao Flavio. Ciao Massi. Perfetto, allora tutto ok. Marco mi dice tutto ok, che mi sentite bene. Ok, vabbè, allora non c'è bisogno di AirPods stasera. Grande live, stasera una live veramente bella, bella live, tanto valore. Dovremmo mettere il ticket su questo tipo di live perché veramente tanto valore che stasera vi do a dare. Però va benissimo perché a me fa piacere condividere un po' la mia vita, tutto quello che ho imparato, quanto più ne potete giovare, meglio è. Perfetto, allora, stasera andiamo a parlare insieme, anzi io vi spiegherò e vi darò un po', vi farò vedere, finalmente utilizzeremo anche la lavagna che c'è alle mie spalle, che voi vedete sempre immacolata, bella, pulita, bianca. Vi spiego un attimo come... quali sono stati i tre segreti che mi hanno permesso di stravolgere completamente la mia vita e di raggiungere la libertà finanziaria? Ok? Questo è abbastanza, diciamo, imponente come claim, okay? Però devo dire che sarà che alla fine sono tre, stamattina ci pensavo, ma io come ho fatto a stravolgere la mia vita, no? Perché come già sapete, se mi seguite un po', avete visto un po' le mie live, ci ho fatto pure una live intera, un po' sulla mia vita, su come è cambiata completamente. Come sapete, io ero un dipendente, no? Ero esattamente nella situazione in cui si trovano il 95% delle persone al mondo, quindi ero la situazione magari di tantissime persone che mi stanno in questo momento guardando in questa live o che mi vedranno dopo su YouTube o magari fra un mese, fra una settimana, fra un anno qui su Facebook. Non sono l'unico ad aver fatto questo percorso, meno male che non sono l'unico, però questo sicuramente significa che è qualcosa di possibile. Non è assolutamente impossibile cambiare, non è assolutamente impossibile stravolgere la propria vita. Non è impossibile cambiare i propri paradigmi, non è impossibile vivere una vita diversa rispetto a quello che un po' sembriamo quasi condannati a vivere, no? Perché allora io mi sentivo quasi condannato a vivere la vita che mi ero creato, che era, per l'amor di Dio, una vita fantastica, nel senso che non mi mancava niente, un lavoro molto bello, molto stimolante, di responsabilità, quindi comunque ero arrivato anche a un livello di carriera molto alto in pochissimo tempo, ero giovanissimo, quindi comunque ero già a livello dirigenziale, ero comunque un onore, no? E anche un orgoglio enorme per me arrivare a quel punto, però dall'altro lato mi sono reso conto che praticamente la mia vita stava letteralmente andando in fumo già a un'età di 33, 34, 35 anni, cioè ancora avevo 40 anni di lavoro davanti. Pesanti, pesanti, veramente molto molto pesanti. Non era il 9 to 5, non erano dalle 9 alle 5, ma erano 10, 12, 14 ore di lavoro al giorno, quindi comunque una cosa veramente molto pesante che mi assorbiva non soltanto dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista psichico, veramente cioè, mi assorbiva tutto il mio tempo e quindi non andava bene.
Allora, stamattina pensavo a quello, a come è cambiata la mia vita in pochi anni e cercavo, scusa, ma io come ho fatto a cambiare questa vita? Quali sono state le cose principali che mi hanno permesso veramente di svoltare così pesantemente e di cambiare tutto? La mio mindset, alle mie prospettive, alla mia vita attuale, a quella della mia famiglia, chiaramente, no? E quindi, pensandoci, alla fine sono arrivato a tre punti principali. Pensavo fossero molti, molti di più, ma in realtà non sono tantissimi. Alla fine sono tre punti fondamentali e sono quelli che un po' vado a spiegarvi questa sera, ok? Quindi nel frattempo vedo che tante persone scrivono. Allora... Perché tutti i marketers usano Apple? Svelaci il segreto. Perché fa trend, è figo, fa branding, no? Quindi qua vediamo ormai, facciamo marketers, facciamo marketing. Quindi abbiamo bisogno del brand, no? Anche quindi ci attorniamo da questo branding Apple, figo, è tutto bianco, no? Tutto questa mela, quindi fa figo. Per giorno 24 ci sarà anche un Q&A. C'è, se non sbaglio, una parte finale di considerazioni. Sì, quindi immagino ci sarà una parte di Q&A. Finale, dopo che parlerà Luca. La live dello scorso ho detto che non avevo soldi per iniziare con il tuo pagina. Mi hai detto di guardare il tuo vecchio video su come risparmiare, ma sono minorenne e non ho entrate. Va bene, poi vedremo anche quella, faremo un'altra parte. Allora, ciao a tutti, perfetto. Ciao Enzo, un abbraccione, come va, tutto bene? Allora, stasera andiamo a vedere questi tre segreti, no? Quindi che mi hanno permesso di cambiare completamente la mia vita e di vivere la vita che sto vivendo adesso. Io ora vado ad analizzare per la prima volta la lavagna e sono abbastanza emozionato di fare questo. Quindi vediamo, spostiamo un attimo il treppiedi, ok? Spostiamo un attimo il treppiedi, vediamo un po' se riusciamo a inquadrare la lavagna. Penso si veda abbastanza bene, ok? Ecco, sì, ok, allora, perfetto, penso che si veda bene. Allora, la prima cosa che mi ha permesso di cambiare la mia vita, senza dubbio, è stata quella, è stata quella di capire l'importanza del lavoro giornaliero su qualsiasi cosa noi iniziamo a focalizzarci a fare. Per esempio, io ho fatto anche una live sulla Shiny Object Syndrome, no? Quindi voi dovete focalizzarvi soltanto su una cosa, io preferisco soltanto su una cosa, massimo due al momento, se no voi non farete tutto male, ok? Però se riuscite, io per esempio sono partito prima con gli immobili, no? Dopodiché ho iniziato con self-publishing, ok? Gli immobili magari una cosa un po' più, sì, c'è stato lo studio, c'è stato un percorso, c'è stato un corso, poi sono andato sul campo, però una volta che hai concluso i primi affari, hai comprato le prime case, rimane tutto lì. Però poi il mio primo vero business online è stato in realtà il self-publishing, no? È stato il self-publishing che poi mi ha permesso di fare questo switch, di fare questo cambio. È stato il self-publishing che è iniziato a... con il quale mi sono, attraverso, è stato il business attraverso il quale mi sono reso conto che davvero c'è un potenziale enorme online per quanto riguarda guadagnare, per tutto ciò che è monetizzare, no? Allora, da lì mi sono reso conto che quello che ha fatto la differenza per quanto mi riguarda è stato il lavoro giornaliero su quello che andavo a fare, su quello che volevo creare. Allora, in quel momento il mio obiettivo era quello di monetizzare con il self-publishing, quindi ho preso il corso e quello è solamente il primo passo. Poi, dopo aver preso il corso, cosa ho fatto? Ho iniziato a studiare tutti i giorni. E mi sono reso conto che alla fine c'è un trend, c'è un pattern, come dicono gli americani, no? Tra i self-publishers, ma questo c'è in tutte le cose, non solo nel self-publishing, in tutti i business, anche nello sport, a scuola, in tutto. C'è un pattern che si distingue perfettamente tra le persone di successo e le persone di insuccesso. E possiamo un po' schematizzarlo così. Vediamo. Facciamo così. Andiamo qua. Ok. Mettiamo il rosso. Mettiamo qui. Successo. Insuccesso. Okay.
Questo poi l'ho rivisto anche a un wake up call da Alfio Bardolla e mi sono ritrovato perfettamente in questo. Ok, le persone iniziano qui al punto zero. Iniziamo tutti, ok, nello stesso modo, iniziamo da zero. Quindi io compro il corso e un'altra persona compra il corso come me. Una volta che compriamo il corso, cosa facciamo? Iniziamo a studiare chiaramente il corso che abbiamo appena acquistato, no? Ok, quindi la persona di successo inizia a studiare e a mettere un mattoncino giorno dopo giorno. Quindi ci sarà uno studio costante, giornaliero. Io non potevo dedicarci 5 ore al giorno allo studio perché avevo un lavoro che mi assorbiva 10-12 ore al giorno e poi arrivavo a casa la sera stremato. Però quello che potevo fare era magari farmi quell'oretta al giorno. Bene, quell'oretta era un mattoncino che io mettevo qui, ok? Iniziavo giorno 1, un mattoncino, un'ora di studio. Giorno 2 mettevo un altro mattoncino e lo mettevo qui. Giorno 3 un altro mattoncino e così via, no? E facevo così. La persona di insuccesso, ok, comprava il corso, ok? Giorno 1 magari riusciva a fare qualcosa, ok? Poi giorno 2, no. No, guarda, non ho avuto tempo oggi, c'era il mio programma televisivo, c'era la partita di calcio, c'era la finale di Champions League, c'era la telenovela, c'era la serie televisiva. No, ho preferito andare al ristorante a bere una birra con gli amici, stasera abbiamo l'aperitivo, sai, l'aperitivo, ogni settimana abbiamo l'aperitivo. Quindi loro il secondo giorno non facevano niente, io facevo l'altro mattoncino, ok? E così via. Quindi magari io in una settimana mettevo su 5 o 6 mattoncini, invece la persona, diciamo, in successo in una settimana magari metteva su un mattoncino, no? Allora sono questi piccoli sforzi giornalieri, no? Che nel momento stesso ti danno zero risultati, perché il fatto che io abbia studiato un'ora del corso di self-publishing non mi dà nessun risultato tangibile. Non è che io ora, se studio un'ora del corso di self-publishing, dopo domani, il giorno dopo, ho guadagnato 100 euro, 100 dollari. Assolutamente no. È un po' come nello sport, non so, lo sport. Tu cominci ad andare in palestra, no? E tu oggi fai 50 flessioni, non è che diventi palestrato, ok? Però hai fatto 50 flessioni. Se magari domani ne fai un'altra 50 e poi fra 3 giorni ne fai 100 e poi ne fai altre 100, tutti i giorni fai 100 flessioni al giorno e poi fra 2 settimane invece di farne 100 ne fai 150 e così via, allora magari già nel medio periodo, fra un mese e 2 mesi, potresti già vedere dei risultati a livello appunto fisico, no? Lo stesso vale per il business. Quindi c'è questi mattoncini praticamente. Poi cosa succede? Nel breve periodo sono piccole cose e sono cose facili. Che cose facili? Sono cose facili da fare. Alla fine studiare un'oretta di corso non è una cosa difficile, ok? Sono cose facili. Però a lungo andare queste cose crescono sempre di più, ok? Crescono sempre di più e questa diventa quasi una curva che fa così, esponenziale. Mentre lui queste cose non le fa. Allora, le cose facili che non fai tu di giorno dopo giorno, cosa succede? La curva poi scende giù, perché tu non fai, non fai. Fin quando tu non arrivi a un livello, magari dopo un mese, due mesi, tre mesi, in cui la persona di successo che ha messo tutti i giorni del lavoro, che si è messa lì, che si è focalizzata, il weekend magari ci metteva 3-4 ore, no? Arriva a questo punto qui. Ok? Arriva qui, mentre la persona di successo è rimasta qui. Come vedete, il gap che c'è qui tra questa persona è molto più grande rispetto al gap che c'era qui inizialmente, che praticamente era pari a zero, perché alla fine stiamo partendo tutti, ok, dallo stesso, ok, ok? Quindi, esatto, esatto, Riccardo. Alfio dice la stessa cosa, l'ho rivista, queste sono cose molto facili da fare, però quando arrivi a questo livello qui, le cose facili diventano cose abbastanza complesse, abbastanza difficili da fare, ok? Quindi praticamente bisogna costruire gradualmente per arrivare a un obiettivo del genere. C'è chi non fa questo e non riesce ad arrivare qui, ma addirittura si distanzia tantissimo dalla persona che invece ha lavorato,
ok? Quindi all'inizio sembrano cose facili, sono cose facili, che però non ti portano nessun risultato tangibile. E sta lì, ok, diciamo la testa d'argine della persona o il crederci di una persona, andare sempre avanti, sempre avanti, sempre avanti, sempre avanti, fin quando in realtà non si vedranno dei risultati ben tangibili quassù. Invece la persona che magari non si mette neanche a fare quelle cose che potrebbe fare, che sono cose facili, le cose andano sempre giù. Assolutamente, questo è ciò che dice anche Alfio Bardolla nel Wake Up Call. E io mi sono ritrovato perfettamente a un ragionissimo, ovviamente, è una cosa che io ho rivisto in tutto quello che ho fatto. Gli americani cosa dicono? Today, I will do something that you will not do. Oggi io farò qualcosa che tu non farai, ok? Tomorrow I will do something that you cannot do. Domani io farò qualcosa che tu non potrai fare. Non lo potrai fare perché io nei giorni precedenti ho fatto delle cose che tu non hai fatto, che però potevi fare, ok? Quindi tutto nasce da qui per poi evolversi e prendere due linee diverse, no? Quindi all'inizio cose veramente marginali, cose piccole che tu inizi a fare, fin quando arrivi quassù e vedrai ci sarà un grossissimo gap fra te che negli ultimi 2, 3, 4, 6 mesi ti sei fatto, tra virgolette, un culo così, hai lavorato, ci hai messo dello sforzo dentro, rispetto alla persona che, diciamo, molto più lavativa, non si è impegnata allo stesso modo che hai fatto tu e chiaramente ha raggiunto molto, molto meno risultati, ok? Quindi, senza dubbio, questa è stata la prima, ok? Quindi questo è stato il primo segreto, senza dubbio, sì, la costanza. Esatto, all'inizio non hai risultato, per questi tutti mollano prima, ok? Le cose facili da fare sono anche facili da non fare, ci vuole determinazione. Esatto, Chiara, sono facili da fare, ma sono anche facili da non fare. Quindi sta a te farle. Chi le fa arriverà a un certo punto, chi non le fa arriverà assolutamente a un altro punto, ok? Questo è il primo segreto che mi ha portato a raggiungere questo tipo di vita, che mi ha portato a stravolgere completamente la mia vita. Il secondo segreto che mi ha portato a raggiungere tutto quello che mi ritrovo oggi è la formazione, ok? Credere nella formazione e nella formazione continua, ok? Quindi, sì, ho il video a specchio perché è l'iPhone con la camera chiaramente di setti, quindi c'è successo, insuccesso, vabbè, però comunque si capisce. Il secondo segreto è la formazione continua. Io tutto quello che ho ottenuto fino ad oggi assolutamente è qualcosa che non ho imparato da autodidatta. Cioè non è che mi sono messo lì su YouTube a cercare informazioni gratuite, che poi non ci sono le informazioni gratuite, vere. Allora, le informazioni di valore, ragazzi, dovete capire che non ce ne sono gratis. Purtroppo le informazioni costano. Devo dire per fortuna, non purtroppo, ok? Perché lì si vede anche qual è la determinazione, la volontà di una persona a davvero acquisire del valore, ad acquisire delle conoscenze che gli potranno essere utili per eventualmente cambiare la tua vita, ok? E senza dubbio, le informazioni, quelle giuste, le informazioni quelle vere, non sono su YouTube, ragazzi, non si trovano su YouTube gratuitamente, ok? Quindi, innanzitutto, voi dovete formarvi. Allora, per qualsiasi cosa decidiate di fare, per qualsiasi cosa che io ho deciso di fare, la prima azione è stata formarmi. Io, se mi guardo indietro negli ultimi 3-4 anni, ho speso tante centinaia di migliaia di dollari in formazione, ok? Tanta gente mi contatta che mi dice che il corso è caro, mi sembra esagerato il prezzo, però veramente 1.000 euro stiamo proprio parlando di bricioline sulla, comparato alla formazione, quanto io ho pagato per formarmi in queste armi, per tutto quello che ho fatto. Ho investimenti immobiliari di successo? Sì. Sono arrivati per fortuna? No. Ho preso le informazioni su YouTube? Certamente no. Le ho chieste in strada a qualcuno che passava? No. Cosa ho fatto? Sono andato lì e mi sono fatto un corso da 4-5 mila euro, dopo un altro corso a Miami, prendere un volo intercontinentale, andare a Miami, spendere altri soldi per fare un investimento molto importante, ok? Quindi quella è stata la prima cosa,
Seconda cosa, self-publishing, cosa ho fatto? Acquistai un corso 3 anni e mezzo fa, il corso che io 3 anni e mezzo fa ritenevo il migliore, l'ho comprato, ok? Anche lì un investimento in formazione. Dopodiché cosa ho fatto? Affiliate marketing, ho fatto high ticket affiliate marketing, quindi facevo i numeri con, come sapete tutti, facevo numeri grossi con la dichiarazione, ma non è che è venuto per fortuna, non è che qualcuno mi ha regalato qualcosa, no, cosa ho fatto? Sono andato da Nicolas Kuzmic, il numero uno al mondo sui Facebook Ads, la persona che gestisce le campagne Facebook a Tony Robbins, e sono andato a imparare da lui i Facebook Ads, come si fanno i Facebook Ads, i funnels, tutta sta roba qui, landing page, autorisponditori, tutto sto ambaradan per farmi i Facebook Ads, per fare high ticket affiliate marketing. Dopodiché cosa ho fatto? Ora ho lanciato il mio infoprodotto, ho studiato ragazzi, sono andato a fare mentorship, ho studiato da persone e continuo a farlo. La cosa importante è che non è che tu arrivi a un determinato livello e poi basta, hai finito. L'investimento in formazione è continuo, non finirà mai. Tuttora io sto cercando, anzi ho già individuato il mio prossimo mastermind, la mia prossima mentorship, il mio prossimo corso, ok? È chiaro che durante il tempo cambiano le persone alle quali tu, diciamo, aspiri o comunque i tuoi mentori. Ma è normale che sia così, perché voi il segreto, la cosa che dovete fare è individuare la persona che ha già raggiunto i risultati che voi volete raggiungere e andate da lui, ok? Prendete lui come riferimento, comprate i suoi corsi, chiedetegli di fare sessioni di mentorship private, di coaching, se non potete leggete i suoi libri, non so, cercate il più possibile di apprendere da lui, è così che si fa. Poi chiaramente una volta che avete un pattern ascendente, quindi una cosa che va verso su, i vostri punti di riferimento cambiano, perché quando si passa da 0 a 10.000 è una cosa, no? Allora tu prendi come riferimento una persona e ti può aiutare a fare questo step, dopodiché devi andare dai 10 ai 30.000. Allora magari cambiano i numeri, cambiano i parametri, potrebbero anche cambiare le persone dalle quali imparare, anzi sicuramente lo cambiano. Poi magari vuoi andare ai 30 ai 100.000, un altro step successivo. Allora ci sarà sempre la persona da prendere come punto di riferimento per la formazione, per crescere e per imparare. Quindi senza dubbio questo è stato il secondo segreto. Il secondo segreto è stata la formazione. Formazione continua. Formazione a livello alto, io di solito quando decido di fare una cosa vado dal migliore, ok? Quindi non mi accontento, non vado a guardare il prezzo, io voglio fatti dimostrati, voglio individuare qual è il migliore, vado al migliore e faccio quello che c'è da fare per arrivare a imparare da lui, ok? E questo è quello che consiglio a tutti, ok ragazzi? Voi volete fare self-publishing, il metodo più semplice per fare poi guadagnare online? Sì. Questo è senza dubbio il metodo più semplice per guadagnare online. Dove andare dal migliore? Il migliore sono io, ok? In Italia sono il massimo esperto di self-publishing, ok? Quindi io personalmente mi autosceglierei. Diciamo che il mercato senza dubbio mi sta dando ragione, assolutamente. Sono il più popolare, ho il miglior corso, il corso più acquistato in assoluto. Però questo vale per qualsiasi ambito, per qualsiasi business. Voi dovete sempre puntare al migliore e imparare dal migliore. Secondo. Terzo segreto, che è forse la cosa più importante che mi ha portato fin qui. Terzo segreto è sconfiggere, o meglio, vincere la paura. Allora, la paura è un sentimento purtroppo umano che abbiamo tutti, ok? E questo ve lo assicuro, non esistono persone che non hanno paura, a nessun livello, ok? Anche Gran Cardone ha paura, ok? Anche, non lo so, anche Tony Robbins ha paura. Qualsiasi persona ha paura. Perché ognuno di noi ha le sue paure al suo livello. È chiaro che io ora faccio delle cose per le quali avevo paura, magari 3 o 4 anni fa, e che ora per me sono, niente di che. Ora, per me, le paure sono altre, ok? Non so, di recente mi sono trasferito a Dubai, ho preso la decisione di andarmene e trasferirmi a Dubai, quindi aprire un'altra società, riorganizzarmi burocraticamente, legalmente, comunque andare incontro a spese ingenti. Dubai è un'altra vita, quindi comunque so che per vivere a Dubai dovevo comunque essere in grado di mantenere un certo livello di entrate costante. Ecco, questo era una paura
che io avevo fino a 4-5 mesi fa. Ce la farò? Ce la farò ad affrontare questo? Ancora prima, la paura più grossa che ho avuto è stata quando mi sono licenziato. Quella è una grossa paura. Io avevo un lavoro da dirigente, ok? Per la più grossa multinazionale dell'alimentare al mondo. Okay? Quindi comunque un lavoro importantissimo, un contratto a 6 cifre. E licenziarmi da quel tipo di lavoro, ok? È stato veramente un atto di coraggio enorme. E tante persone ancora mi dicono, ma tu come hai fatto? Cioè io non ce l'avrei mai fatta a prendere una decisione del genere. Quella forse sì, quella senza dubbio è stato il mio più grosso atto di coraggio che ho fatto nella mia vita, perché veramente lasciare qualcosa di non sicuro, perché sicuro è una cavolata, non esiste il sicuro oggi, però sono andato a lasciare senza dubbio un contratto a 6 cifre, un multinazionale con dei trattamenti di privilegiato da espatriati, trattati con i guanti, casa pagata, business class, scuola internazionale, appartamento pagato a 250 metri quadri, tutto, è normale che è stata davvero un grande colpo di coraggio che ho avuto, che è una grande botta di coraggio, senza dubbio. Ecco, ora mi sto rendendo conto che più i momenti di coraggio, ok, più le botte di coraggio, chiamiamole, sono forti, più sono in grado veramente di dare una scrollata e di cambiare la tua vita in maniera incredibile. Che poi sono anche da qui d'accordo con Alfio Bardola, ci sono due tipi di paure, no? Lui diceva, okay? Quindi le paure che magari possono derivare da, non so, io ora qua comincio a tremare la casa, c'è un terremoto, questa è una paura reale, ok? Quindi devo scappare, è una paura che io se non scappo rischio di morire. Oppure se esco per strada e incontro uno che mi punta la pistola in faccia, questa è una paura reale. E poi ci sono le paure immaginarie, come dice lui, è verissimo. Queste sono tutte paure immaginarie che noi abbiamo in testa, no? Quindi la paura di comprare un videocorso, ok? Ho affrontato anche quella. La prima volta che ho comprato un corso, mi ricordo, mi chiedevo, cavolo, cazzo, un corso, e se è una truffa? E se mi truffano? Cavolo, mi faccio fottere i soldi? No, ma io sono più intelligente di loro, non mi faccio fottere i soldi, ok? Quindi questa qua, mi ricordo, è stata una grossa paura, comprare il mio primo videocorso. Dopodiché devo dire, da lì sono riuscito un po' a comprendere, no, come fare, a distinguere le persone vere dalle persone false, e quindi da lì ho iniziato veramente a investire pesantemente nella mia formazione, nella mia istruzione, in sessioni di mastermind, mentorship, cioè ho fatto qualsiasi cosa io, quindi va bene. Però mi ricordo la prima volta ho comprato un videocorso, è stata una grossa paura, perché avevo la paura di essere truffato, avevo la paura di essere raggirato. E capisco che questa può essere la paura di tantissime persone che magari vedono la mia sponsorizzata su Facebook la prima volta. Ah, guarda quest'altro, un altro truffatore. Ah, ecco, sono tutte truffe. Ah, vai a zappare. Vai a lavorare la terra. Capisco benissimo, anche se assolutamente non giustifico le varie scimmie urlatrici che incominciano, no, a commentare tutte sponsorizzate, però posso capire il timore, la paura. Però queste sono tutte paure immaginarie, ok? Queste sono tutte paure immaginarie, sono paure che non esistono, sono paure che la mente, il nostro subconscio inizia a creare, ok, per ostacolarci e per renderci difficile l'uscita dalla nostra zona di comfort. Su questo ci ho fatto un'altra live, ragazzi, se vi ricordate, no? Sul fatto di uscire dalla propria zona di comfort, no? E quindi tutto ciò che succede, il vostro cervello vi ostacolerà a uscire dalla vostra zona di comfort tantissimo. Perché? Perché c'è la paura dell'ignoto, ok? Ma poi sei una truffa, ma poi guarda che non è vero. Iniziate ad ascoltare tutte le persone che vi stanno intorno, gli amici, i familiari, ok? Tutte queste persone cominciano a dire, ma no, ma che vai a fare, ma stai tranquillo, va bene così, no, che poi devi lavorare di più, ah no, ma guarda, quello non funziona, guarda che su internet sono solamente truffe, ma no, guarda, va benissimo già il lavoro che hai, 1500 euro, tranquillo, fatti il tuo mutuo piccolino, ti compri la tua casetta e così via. Inizia il tuo cervello a sentire sempre di più queste voci, no, che gli amici, i familiari, no, che chiaramente, e loro non lo fanno per male, lo fanno per proteggerti. Però non capiscono, chiaramente, non capiscono perché non stanno facendo quel viaggio praticamente che state facendo voi per uscire dalla vostra zona di comfort
e andare ad esplorare qualcosa di diverso, qualcosa che potenzialmente può stravolgere la tua vita come ha stravolto la mia, ok? Quindi è normalissimo, ok? Però queste però sono paure immaginarie. Ora, Alfio cosa dice? Io di nuovo lo menziono spesso perché per me veramente sono stato due volte a Wake Up Call, anzi no, una volta a Wake Up Call, però lo seguo tantissimo. Lui cosa dice? Quando avete paura dovete pensare, se lo faccio muoio? Beh, se non morite evidentemente lo potete fare, non c'è nessun problema, ok? E questo è quello che io mi chiedo io ogni volta che ho paura. Mi ricordo per esempio la prima diretta, quando ho fatto la prima diretta in assoluto. Avevo paura, perché? Perché non avevo mai fatto una diretta, ma è una cosa legittima. Quindi ti mettevi, ti esponevi davanti a tante persone. Non sapevo quante persone sarebbero state, e devo dire la prima diretta c'erano tipo 100 persone, 80 persone, quindi comunque tantissime per una prima diretta. E chiaramente avevo paura, ma è normalissimo, ragazzi. Ho fatto il mio primo videocorso, no, ho fatto il self-publishing, cioè l'ho fatto, l'ho rifatto, poi prima di lanciarlo ci ho messo tipo due mesi. Perché? Perché mi creavo le paure, cioè avevo le paure in testa, e mi creavo le scuse, mi autoscusavo, il mio cervello cercava di crearsi scuse. Perché? Perché dovevo espormi, dovevo fare una sponsorizzata, ci dovevo mettere la faccia, ok? E quindi assolutamente la paura, imparare a vincere la paura è il terzo segreto che mi ha fatto arrivare a tutto questo, no? A quello che ho raggiunto oggi, a come è completamente cambiata la mia vita negli ultimi 2 anni, devo dire. Io mi sono licenziato il 31 agosto del 2017, quindi ancora neanche 2 anni. Stiamo parlando di un anno e maggio, giugno, luglio, agosto, un anno e 9 mesi circa. E devo dire che veramente è qualcosa che la paura, se devo mettermi forse in riga questi 3 segreti, vincere la paura è stato senza dubbio il più importante. Perché se uno si fa prendere, se uno si fa chiudere e non riesce a vincerlo, è un grosso problema. Perché se tu vuoi raggiungere degli obiettivi che non hai mai raggiunto, se tu vuoi arrivare a fare delle cose che non hai mai fatto, devi essere una persona diversa da quello, dalla persona che sei stata fino ad ora. Che devi cambiare, devi fare qualcosa di diverso. Se tu continui a fare sempre le stesse cose, non cambierà mai niente, ok? I risultati che raggiungerai saranno sempre gli stessi. Se tu vuoi cambiare, devi cambiare, devi essere una persona diversa, ok? Quindi io non potevo pretendere di cambiare la mia vita e di raggiungere obiettivi diversi continuando ad essere il dirigente di una multinazionale. Impossibile. Dovevo cambiare per puntare a qualcos'altro. Se avessi deciso di continuare a fare quella strada, sarei molto probabilmente ancora un dirigente per quella nazionale, per quella multinazionale, e sicuramente la mia vita sarebbe stata o come lo era un anno e 9 mesi fa, o secondo me sarebbe stata ancora peggio, ok? In termini di vita vissuta, nel senso che veramente non avevo vita, ok? Quindi la paura. Dopodiché il lavoro costante, quindi la costanza, non mollate mai ragazzi, ci saranno, purtroppo io quando iniziavo, mi ricordo col self-publishing soprattutto, ragazzi, i primi libri, zero, brutte, cioè veramente dei flop totali, tantissime persone facevano anche questo, lanciavano i primi libri, andavano male, non funziona, cazzo, lo sapevo io non funzionava, un'altra truffa, e basta, e mollavano tutto, no, invece no. Io ho messo mattone dopo mattone, fin quando ci sono riuscito, e poi a un certo punto è scoccata la scintilla e la curva è andata su esponenzialmente, ok? Mi sono ritrovato ad avere un enorme gap rispetto a quelle persone che o non avevano iniziato completamente a far niente, oppure avevano iniziato come me e anche loro avevano avuto dei primi insuccessi, ok? Quindi la chiave sta anche lì, non mollare mai. Non esiste, cioè se tu hai un obiettivo in testa, quella deve essere un'ossessione per te, deve essere una priorità. Può succedere che le cose vadano male, ma è normale, perché soprattutto quando voi iniziate a far qualcosa di nuovo, è normalissimo fare degli errori, non siete dei robot, non siete delle macchine, tutti facciamo degli errori, me compreso, tutti, è normale. Però l'importante è capire gli errori, come dico io, no? Capiamoli questo, rendiamoci conto di quello che abbiamo fatto, dove abbiamo sbagliato, così la prossima volta almeno questi non li facciamo più.
Poi magari possiamo fare degli altri errori, ok? Ok. Quindi Tinder o battaglia, dai, esci dalla live, e qua stiamo parlando di cose serie, non è che stiamo parlando di arancini, robe varie, dai. E niente, quindi appunto, quindi gli errori vanno benissimo. Ora, l'altra cosa, che un'altra cosa, un altro fattore che secondo me è molto importante, è il contesto e le persone che vi attorniano, che purtroppo giocano un ruolo fondamentale, ok? Un ruolo fondamentale perché? Perché dovete in qualche modo avere un appoggio dalle persone perlomeno che vi stanno più vicino, nel senso, in questo caso io sono sposato, quindi chiaramente ho una compagna, una moglie, e per arrivare a questo livello senza dubbio avete bisogno di una complicità. Avete bisogno di qualcuno che capisca la direzione in cui stai andando e che chiaramente sia allineata al 100% con quello che state facendo voi. Perché sennò cosa finisce? Perché sennò cosa succede? Succede che voi partite da zero, iniziate a formarvi, iniziate a crescere e arrivate allo step 1. L'altra persona che sta accanto a voi è molto pericoloso che questa persona rimane qui allo step 0, perché incomincia ad esserci un gap, ok, tra voi è la persona, il vostro compagno, la persona che vi sta più accanto, che vi sta più vicino. E più questo gap aumenta, più il problema sarà grosso. Perché nel momento in cui l'altra persona non riesce più a capire cosa state facendo, numero uno vi prenderà per pazzo, numero due vi incomincerà a mettervi bastoni tra le ruote in qualsiasi modo possibile e immaginabile, ma non perché vi vuole male, ok? Anzi, vi vuole bene quella persona, vi ama, magari è vostra moglie, magari sono i vostri genitori, magari è tuo fratello, magari è tua sorella. Ora, non sto neanche parlando degli amici qui, sto parlando proprio degli affetti super vicini. Vi mette i bastoni tra le ruote perché lo fa per il vostro bene, chiaramente nella sua testa, perché lei praticamente vi vede impazziti, che state impazzendo, state andando in una direzione completamente diversa da quella in cui stava andando fino a magari un mese prima, due mesi prima, sei mesi prima. Chiaramente si accorge di tutto ciò e farà di tutto per ostacolare, diciamo, questa vostra divergenza verso quello a cui eravate abituati. Quindi in questo caso è importantissimo stare allineati, cercare di allineare il più possibile persone a voi vicine affinché possano capirvi e affinché possano accompagnarvi nel migliore dei modi. Per quanto riguarda invece amicizie, conoscenze, cose varie, ragazzi, è chiaro che quando voi fate questo step e andate uno step superiore, più delle volte questo vi porterà alla solitudine, è normale, vi porterà a perdere amicizie, vi porterà a non parlare più con determinate persone, ma non perché... Sì, può nascere anche invidia sociale, ah guarda quello, ora lui guadagna più di me e non lavora più, ok? Il problema è proprio di mindset, che voi ormai viaggiate su un altro livello e anche se provate a spiegare a quelle altre persone, vi guarderanno come un marziano, ok? Quindi è normale che non avrete più tanto da condividere, ok? Quindi ci sarà un isolamento naturale, questo ve lo posso garantire, è quello che è successo a me, ok? C'è un isolamento e più andate in alto, più sarà difficile trovare persone che possano capirvi, persone che potete parlarci e possono esattamente capire ciò che state dicendo, le vostre paure, magari con cui voi potete condividere le vostre paure, con cui magari voi potete condividere le vostre problematiche, le vostre difficoltà, perché ragazzi tutti abbiamo le nostre problematiche, tutti abbiamo le difficoltà, non è che ora perché uno fa 50, 100.000, 150.000 dollari al mese non ha problematiche, non ha difficoltà, sbagliato. Ma sicuramente ne ha diverse, sono problematiche diverse, sicuramente non è la problematica di non arrivare a fine mese, ma altri tipi di paure, altri tipi di problematiche, ok? Che magari se io vado a raccontare a una persona per strada che piglia 1.500 euro al mese, mi guarda in faccia eppure mi sputa, capisci? Perché? Ah, guarda questo, capisci? Cioè, non è completamente, perché non mi capisce? Perché le mie paure, neanche lui se le può immaginare e neanche lui può capire, ok? Come sta girando il mio cervello, ok? Ora, quindi, ricapitolando, sono queste. Lavoro graduale, mattoncino su mattoncino. Dopodiché cosa abbiamo detto? Abbiamo parlato della formazione, l'importanza della formazione, l'importanza di affidarvi
alle ai migliori del settore, in qualsiasi cosa voi vogliate fare, pagarli per ricevere informazioni, una cosa normalissima, ragazzi. E quelli sono i soldi meglio spesi, i soldi che io ho speso ma con piacere, e continuo a spenderli perché so che ne gioverò tantissimi in futuro. Quello non sono soldi spesi, quelli sono soldi investiti, sono soldi santi e benedetti, ok? Dopodiché la terza, assolutamente, è la paura. Dovete vincere la paura, ok? La paura che si presenta a ogni azione che voi entrate a fare, che va contro o che magari prova un attimino a scardinare il recinto della vostra zona di comfort. Quello, secondo me, se mettiamo fra queste tre, assolutamente quella è la cosa più importante, ok? Quindi sono questi i tre segreti che mi hanno portato praticamente in un anno e 9 mesi a stravolgere la mia vita e a raggiungere la libertà finanziaria. Quindi volevo appunto condividerli con voi questa sera in questa live. Nel frattempo tantissimi commenti, ora vado un po' indietro così vediamo cosa avete detto, cerco di rispondere a più domande possibili, ok? Ok. Allora, è proprio vero Ale, anche un centimo dal giorno sul lungo periodo fa tantissimo, ok? Se ti alzi presto la mattina puoi mettere le mattoncini mentre gli altri ancora dormono. Bravissimo, bellissima, mi piace questa Gaetano, assolutamente. Questo può essere un esempio. Alzati un'ora prima la mattina, se non hai tempo durante il giorno, e lavora. E fai quello che gli altri non farebbero, ok? Sì, il primo articolo di Motivational Monday sarà grande. One, noi nel nostro gruppo, ragazzi, abbiamo il Motivational Monday. C'è la rubrica settimanale, tutti i lunedì, in cui il caro One ci posta gli articoli per partire la settimana nel modo giusto, non soltanto nel business ma nella vita in generale, ok? All'inizio non hai risultato, per questi tutti mollano prima, è verissimo Matteo, e per questo tu non vedi risultati. Primo giorno di palestra, vai lì magari, ti sfondi in palestra, boh, bruci 1000 calorie, arrivi a casa distrutto, ma sei uguale, non è che ti vedi più magro, non è che ti vedi col fisico pompato, no. Però è chiaro che se fai quello per 3 mesi o per 6 mesi, la vedrai la differenza dopo. Però istantaneamente non c'è nessun tipo di reward, non c'è nessun tipo di premio che tu vedi, non c'è nessun cambiamento che vedi direttamente, ok? Ok. È possibile rivedere questa chicca? Sì, Francesco, rimane qui registrata sulla pagina e poi andrà anche sul canale YouTube. Sì, la prima cosa alla quale ho dato la massima importanza durante il wake up call, il punto zero quale per tutti. E il dopo è contro la singole persone che fanno da quelle che non fanno. Motivazione, mindset, ci vuole tutto il pacchetto, devi avere fame, esatto, devi avere un forte perché. Non è facile la fase in cui si impara, perché semini e non vedi proprio, la costanza e ci fanno fare la differenza, esatto. Se non si è disposti a spendere informazione per se stessi, per cosa dovremmo spendere? La formazione è sempre al primo posto. Lo so Gianluca, però ti assicuro che per la maggior parte degli italiani non è così. I soldi vanno spesi per sigarette, gratta e vinci, super enalotto, il lotto ogni 15 minuti c'è l'estrazione e la gente passa lì il pomeriggio dalle 2:30, 3 fino alle 8 di sera. E lo vedo con i miei occhi purtroppo. Bisogna avere fame di arrivare e di arricchirsi sempre di nuove conoscenze e competenze, essendo consapevoli che il successo è al di fuori della zona di comfort. È verissimo, il successo è proprio lì. Ale, secondo me una cosa che sicuramente ti ha portato a portare risultati sempre maggiori è il tuo spirito di sacrificio e la tua abnegazione. Lo si vede anche da come ti dice il gruppo e le altre cose. È così, quella anche. Io sono una persona molto volenterosa e lavoro come un pazzo. Voi magari voi non vi rendete conto, ma io lavoro veramente come un pazzo. Continuo a farlo, però ora lo faccio per me. Lo faccio per i miei business, lo faccio per i miei allievi. Cioè, io lavoro veramente tantissimo, ragazzi. Io lavoro forse di più rispetto a quando lavoravo prima per il mio lavoro, diciamo, a dirigente. Però ora è tutta un'altra storia. Ora sto costruendo il mio impero, ok? Le mie cose, i miei corsi, i miei studenti. Io voglio dare valore, voglio che i miei studenti abbiano successo, voglio che i miei studenti monetizzino il più possibile. E quindi lavoro per loro. E non mi pesa, io lavoro 10-12 ore al giorno, ma va bene così. Ascoltare queste dirette fa benissimo alla mente, ottimo, grande Diego.
Grande Ale, se non trovavo poche di persone nel tuo spessore umano e professionale su internet, diventa grande, grazie, grazie mille Domenico. Credo che sia fondamentale che la persona che sia vicino ti supporti, credente, nei tuoi progetti e condivida, altrimenti diventa un limite, un grande ostacolo. È vero Rita, è quello che ho detto, poi le persone più intime devono essere allineate, se non sono allineate sono dei grossi problemi, perché gli amici vanno e vengono, tra virgolette, nel senso che sono relativamente facili da distaccarsi, però quando si parla di compagno, marito, moglie è già un po' più difficile. La paura dell'ignoto c'è in ogni ambito della vita, ogni giorno, quindi è una questione di vitale da affrontare. Esatto. Ale, ci farai una live sulla gestione dei familiari e gli amici quando si decide di fare un percorso di vita non convenzionale come il nostro? Credo possa essere utile sapere come gestito le cose. Vedi, purtroppo Juan, la live la posso fare, però non c'è tanto da parlare in questa live, nel senso che quando si parla di familiari ed amici che non condividono, purtroppo loro non capiscono quello che tu stai facendo e quindi cercano in tutti i modi possibili di, tra virgolette, salvarti, ok? Perché per loro ti vogliono salvare, perché ti vedono che stai prendendo una strada completamente sbagliata per i loro canoni, per il loro modo di pensare, e quindi purtroppo o riesci a convincerli di quello che stai facendo oppure l'unica è tagliare, se no andranno a danneggiarti e per te sarà una cosa negativa, quindi l'unica soluzione in quel momento, in quel modo, è tagliare, dove tagliare i ponti e isolarvi, se non riuscite chiaramente ad allinearvi. Okay? Ad allinearli a ciò, al vostro percorso e a farli vedere dove volete arrivare voi. Okay? La prima cosa che ho cambiato è stato l'ambiente. Se non cambi l'ambiente è quasi impossibile uscire dalla zona di comfort. Lo so, è difficilissimo. Tanti mi scrivono dell'ambiente e mi rendo conto che chiaramente quando uno ha un lavoro da dipendente e ogni giorno va in ufficio e passa forzatamente 7, 8, 9 ore al giorno in un ambiente depotenziante, pieno di persone che non hanno idea di tutto quello di cui stiamo parlando ora, delle persone che pensano che esista soltanto il posto fisso, lo stipendio, 1.300 euro al mese, 1.500 euro al mese, il mutuo, la casa e fino a 80 anni, è difficile crescere perché siete influenzati, volendo o nolendo siete influenzati, anche se mettete dei tappi alle orecchie dalle 9 del mattino fino alle 7 di sera siete comunque influenzati, perché è l'ambiente per sé che vi influenza e influenza il vostro subconscio, ok? Sì, penso che questa sia la più bella che ho visto fino a... Grazie, grande Marco, grazie. Allora, io ho deciso che entro un anno lascio il mio lavoro, ormai la decisione è irrevocabile. Ci sta questo tipo di decisione, lavoraci, è assolutamente raggiungibile. Io non ho detto nulla a nessuno tra due amiche e mio marito, la gente negativa lontana dai miei progetti. Brava Alessia, mi fa piacere. Ok. Oggi Ale con questi segreti è in modalità Madonna di Fatima, grande. Proseguire il successo facendo cose che apparentemente non danno risultati è molto frustrante, dato che hai anche da fare costruzioni del tipo tu, sai se parli bla bla bla, chi ti ascolta, fai qualcosa di più concreto? Lo so Peppe, lo so. Però vedi, vedo che qualcosa in qualche modo sta iniziando a smuoversi. Non mi sarei mai aspettato che io venerdì vada a parlare all'Università degli Studi di Messina, ok? Quindi comunque un'istituzione, un'università ufficiale, quindi niente, università statale, niente di privato, di quello che faccio, ok? Quindi dei nuovi mondi, dei nuovi mercati, dei nuovi modelli di business, dell'online, del marketing digitale, ok? Non mi sarei mai aspettato di essere invitato a parlare di quello che sto facendo in questo momento. Numero uno, perché ancora vedo il modello educativo italiano, l'università italiana molto ingessata e molto ancorata un po' ai paradigmi di 30-40 anni fa. Numero due, a maggior ragione in una città di provincia meridionale come Messina, e comunque lasciatemelo dire, qui la mentalità è davvero abbastanza arretrata, molto più arretrata diciamo della media delle città italiane, soprattutto quelle magari più grosse o del nord Italia. Quindi
questo veramente mi ha sorpreso tanto. Ora, a quanto mi dicono, venerdì veramente ci sarà il pieno di persone, c'è tantissime adesioni, tantissima gente molto interessata, e questo mi fa piacere perché vuol dire che qualcosa si sta svegliando, sia a livello istituzionale, perché comunque ci sono dei professori che stanno organizzando questo seminario e che hanno deciso di invitare attraverso Tindaro, ci saremo io, Tindaro e addirittura Luca da Dubai, quindi sapete un po' la personalità, no? Anche un po' esuberante di Luca, no? Che conosciamo tutti, quindi non vedo l'ora un po' di vedere l'impatto con un'aula universitaria, no? Quindi sarà abbastanza, secondo me, simpatico vedere tutto questo. Cerco di fare streaming dalla mia pagina, da questa pagina, quindi seguimi su questa pagina. Venerdì cercherò di fare un po' di streaming, così vi faccio un po' vedere quello che sta succedendo, magari mando in onda il mio intervento, vediamo, cioè, anche quello di Tindaro, di Luca, però sarà senza dubbio un evento, una giornata diversa, e già questo è un ottimo segnale, senza dubbio, ok? Cosa intendi per allineare le persone più vicine? Intendi solo che capiscono cosa stai facendo, vi appoggiano, oppure che inizino anche loro il percorso, in questo caso il business? Non che inizino il business, ma che capiscano il percorso, Domenico. Che capiscano il percorso che voi state facendo, che capiscono i concetti di libertà finanziaria, che capiscono i concetti di entrate automatiche, che capiscono i concetti di investimento e di business, ok? Quindi non per forza il business nello specifico. Ti è capitato di dover eliminare amici stretti o parenti della tua vita? Allora, Vittorio, non è che li elimino, cioè non è che io vado lì e gli metto una croce rossa sopra. Si eliminano normalmente, è una selezione naturale, una scrematura, capisci? Persone che magari tu ti senti tutti i giorni, poi capita che ti senti una volta a settimana, poi una volta al mese, poi una volta ogni 6 mesi, poi non ti senti più. Ok? Quindi questa qua è una cosa proprio naturale. Ci vuole una grande forza interiore, proprio perché fa la differenza. Se testa, cuore e stomaco un bacio, non ce n'è per nessuno. Se mancano di questo è un problema. Esatto, Umberto, hai ragione. Sono fortunata, mio marito mi appoggia sempre nei miei progetti, anche in questo. La paura ci sta sempre, ma lui mi dice sempre: sono solo soldi, non ci troviamo, abbiamo perso in parte. Esatto, Alessia, esatto. Questa è tutta la paura, è una paura immaginaria, non è una paura reale. Perché voi dovete sempre pensare, veramente quello che penso io: se faccio sta cosa, muoio? No, non muoio. Quindi se non muoio la faccio. Ok. Se penso chiaramente che sia una cosa giusta da fare, che potrebbe portarmi dei benefici. Ok? Ciao Ale, complimenti per i risultati. Ciao Michele, ti posso fare una domanda off topic? Ho notato che il traguardo di CK è realmente fattibile. Sì, ma ho visto che oltrepassare esattamente questa soglia diventa veramente difficile. Cosa succede arrivando a questa soglia? Allora Michele, il 10K al mese per me rappresenta un po' la dimensione ideale di questo business. Oltrepassare 10K è possibile. Sì, è possibile, perché se tu sai come fare 10K, sai anche come farne 15, come farne 20. Ora, più di 20 già lì, ne ho viste veramente pochissime gente fare di più di $20,000 con questo business. Perché? Perché poi ti trovi a gestire una mole di libri che sì, è vero, non è che li gestisci, nel senso non è che il libro una volta che è pubblicato non è che poi devi seguirlo, è abbastanza passivo, però... Cosa succede? A volte dei libri vanno ripromossi, devi ripromuovere il processo perché perdono delle reviews, oppure non vendono più bene, oppure delle keywords diventano meno profittevoli col tempo e quindi dei libri non vendono più. Quindi comunque c'è un processo che più o meno dovete poi seguire un po' tutti i libri, e una cosa è farlo con 10 libri, una cosa è farlo con 50, una cosa è farlo con 100. Ok, diventa un po' non ingestibile, però veramente diventa molto pesante. Ora, perché io ho deciso di non scalare questo business oltre i 100? Io con questo business faccio tra i 100 e i 120 l'anno, questi sono i miei numeri, ok? E lo dico sempre. Se volessi potrei fare di più, sì, però io onestamente preferisco prendere gli introiti da questo business e metterli in altro, perché come ho spiegato già tantissime volte, è sempre un business che è nelle mani di Amazon, non è nelle mie mani, è un business che controlla Amazon, quindi in qualsiasi momento Amazon può decidere che no, non vendiamo più libri su Amazon, abbiamo chiuso la categoria libri, ok? Oppure per un motivo X, non so, cambiano le regole, mi beccano che ho fatto qualche cagata e mi bannano l'account, così, Amazon è abbastanza lunatico in questo, quindi comunque potrebbe succedere. Ecco, allora io invece di avere un business da 200-300 mila euro,
preferisco avere 2-3 business da 100.000 euro e quindi preferisco differenziare. E questo è quello che suggerisco a tutti i miei studenti. Questo deve essere il punto di partenza per poi fare altro. Iniziate a monetizzare prima con questo, che è relativamente semplice, dopodiché facciamo dell'altro. Ed è anche quello dal quale voglio partire io per un mio percorso, mio e per tutti i miei allievi, nel medio-lungo periodo, che parte dal self-publishing e poi si evolve verso un progetto un po' più allargato. Ciao, ciao a tutti. Allora, giugno compro il corso. Devo decidere, ok Fabrizio, tranquillamente, se hai problemi... Con il momento di prima intendevo chiederti come fare i primi soldi con un investimento quasi nullo. Valentino, ottima, ci farò una live su questo, un'ottima, non posso ora perché questo argomento merita un po' più di tempo, ci faremo una live specifica. Ciao Ale, quali carte virtuali usi? Io ho usato per un periodo EntroPay e dopodiché so che per esempio, mi ricordo Tindaro usa le carte virtuali, se non sbaglio, di Banca Intesa. Banca Intesa ha delle carte virtuali. E poi io uso, siccome ho dei conti in America, conti di, c'è privacy.com si chiama, che ti fa generare le carte virtuali. Mi trovo bene. Con quanti soldi in banca si interessa tranquillo prima di iniziare con il self-publishing? Flavio, ma il self-publishing è un business che richiede veramente un bassissimo investimento, assolutamente molto più basso di quasi tutti gli altri business online, se non tutti gli altri business online. Quindi per il self-publishing cosa ti serve? Ti serve comprare il corso. Quindi se decidi di prendere il miglior corso, cioè il mio, ti viene a costare 1000 euro, quello base. E dopodiché, come dico nel corso gratuito a tutti, io consiglio di partire con un investimento di circa 1300 dollari. 1300 dollari sono circa 1100 euro, al 1100-1150 euro, ok? Quindi quanti soldi in banca mi sentirei tranquillo? Non so, c'è un investimento di 2000-2500 euro se vuoi iniziare. Se vuoi iniziare con un corso superiore come il Diamond, ti consiglio di avere un budget di 4000 euro. Sì, se hai 4000 euro, poi dipende un po' da quali sono le tue entrate. Se tu mi dici che io ho 4000 euro in banca, non ho nessuna entrata da reddito da dipendente, niente, con i 4000 euro ci vado a fare la spesa per mangiare, è chiaro che non puoi iniziare a self-publishing, cioè è normale, prima devi crearti qualche altra entrata. Però se tu mi dici che ho 5-10.000 euro in banca, e c'è uno stipendio che mi basta per arrivare a fine mese, anche magari risparmio un pochino ogni mese, puoi benissimo iniziare. Anzi, mi sembra abbastanza intelligente come cosa. Bisogna essere solo tenere la bocca chiusa con chi non condivide. Eh sì, grazie Ale, la devo provare la cena, ok. Anche che allinearli gli chiede energia, ok. Sei in una vita che non è la tua, con una mente che sta crescendo da volta a stomaco. Lo so Laura, lo so. Off topic, scusi Ale, ma sugli immobili a Miami? Sì, e segui le operazioni? Io non investo a Miami, non ho investito a Miami, ho investito in Florida, non a Miami. Operazioni affidando a una società americana con title company di tua conoscenza? Ho usato title company, non di mia conoscenza, title company che mi hanno suggerito lì, però io non ho investito a Miami, ho investito a St. Petersburg, vicino Tampa. Complimenti, grazie. Non parliamo della provincia di Reggio Calabria, lo so. Sì, infatti ho mandato un mio amico al posto mio perché io sarò fuori Sicilia, tanto avremo modo di condividere il tempo insieme. Bene Peppe, ok. Il mindset negativo intorno a me è il maggior sprone a cambiare la mia vita. Hai una domanda sul seminario all'Uni? Hai paura di andare lì a parlare visto l'ambiente e la mentalità? Oppure sei ciato dall'idea di poter diffondere? Assolutamente no! Non vedo l'ora di andare a parlare a sti ragazzi, ai professori, quelle persone che ci sono per condividere la mia esperienza, la mia vita. Anche perché sono. La cosa bella è che sono di qui, capisci? Quindi loro vedo una persona di Messina, anzi due, c'è anche Tindaro che è di Messina, è di grande successo, che stiamo veramente facendo ottime cose online e assolutamente possono essere un esempio, uno sprone per tutti i ragazzi, no? Tutti gli studenti, secondo me sarà bellissimo, non vedo l'ora. Mi aspetto anche a domande pungenti e quindi vedremo come rispondere. No, risponderemo sicuramente nel migliore dei modi, però sarà senza dubbio una bella mattinata, ok? Per esperienza posso dire che quando cambi devi essere consapevole che alcune persone si allontanano. Sì, assolutamente. Se cambi, cambierà anche il tuo intorno. Cioè la gente non ti riconosce più. Dice, ah, ma ormai lui è diventato così, ormai si è montato, ormai pensa ad altro, e quindi anche loro si allontanano automaticamente. È un processo automatico, ok? Quando sarai a Messina
Sono a Messina per ora, Alessandro. Venerdì c'è questo intervento all'università. Con la partenza base di 1300 euro, sì. Quanto si può arrivare al mese realisticamente? Sì, io secondo me se fai le cose bene puoi iniziare a generare i primi 1000 dollari al mese con questo investimento, come dicono nel corso gratuito. Ciao, ma te lo chiedo comunque, come fare se un paio di libri che non vendono, meglio eliminarli o fare magari da loro sapendo la lunghezza maggiore sia... Marco, bisogna vedere perché non vendono. Il problema non è che non vendono, il problema è appunto identificare, tu sai perché non vendono questi libri? E questo è il primo problema che tu devi capire. Se il file è troppo grande del libro, uso WeCompresso, non cambia nulla per la formattazione. Vabbè, poi questo qua, Marco, fai la domanda nel gruppo, questa qua è una cosa molto tecnica, non mi va ora in live. Ok ragazzi, allora, grande live stasera, vedo c'è stato un ottimo interesse, tantissima interazione. Mi raccomando, qui avete i tre puntini in alto a destra, potete mettere la notifica per automatica, così la prossima volta che vado in live automaticamente riceverete la notifica. Ok, perfetto, sarebbe un piacere conoscerti, così ora sono in festa, inizio settimana, sei ancora qui? Sì, però sono qui. Quindi ragazzi, grazie a tutti, ottima live stasera, iniziate il business, cambiate la vostra vita. Se volete farla online, assolutamente il self-publishing è il modo più semplice per farlo. Quindi andate su accademiadelselfpublishing.com e scegliete chiaramente il massimo esperto in Italia. Scegliete il vostro mentore e iniziate, se volete cambiare la vostra vita, se volete iniziare a monetizzare nel modo più semplice online, iniziate dal self-publishing, vi assicuro, è il business migliore. Ok? Grazie a tutti, ciao a tutti ragazzi, buona serata, un abbraccio a tutti, a presto, ciao.